eccoci nuovamente in diretta da Torino con i nostri studenti in medicina, in biologia, scienze naturali, chimica, eccetera, che tra poco porranno le domande ai nostri due ospiti di questa sera, che sono, ve li ricordo, il professor Silvio Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, e il professor Giorgio Verme, primario di gastroenterologia all'ospedale delle Molinette di Torino. Bene, intanto c'è anche Pinna in ascolto, penso che siano arrivate molte domande. Sì Piero, sono arrivate moltissime domande, noi abbiamo già oltre 200 schede registrate di domande, scritte appunto le domande che sono state fatte, le stiamo scegliendo e richiameremo poi i telespettatori. Beh, non possiamo dire rispondere. Che abbiamo solo 4 linee, quindi oltre a un certo numero di telefonate purtroppo non riusciamo a riceverle. Bene, potremmo rispondere certamente a 200 domande, però cerchiamo anche, lo chiederei ai professori, di essere brevi nelle risposte sintetiche, in modo che possiamo dare spazio a molti argomenti. Prima però di porre le domande, ci dobbiamo collegare con lo stadio delle Alpi a Torino. Ah, ecco, dove c'è Maurizio Menicucci, vestito con cappello e bavero rialzato. Dunque, tu sei lì, puoi spiegarci perché? Sì, Piero, siamo qui per un piccolo esperimento che illustrerà molto in pratica la relazione fra attività fisica e alimentazione. La persona che vedete alle mie spalle è Paolo Barisone, collaboratore di Stampa Sera, che spiritosamente si presterà a fare da cavia per questo test. Vero Paolo? Certo. Buonasera, grazie. Buonasera. Grazie per aver accettato, perché noi stasera parleremo naturalmente di vari argomenti, ma anche di diete, parleremo anche di metabolismo. Allora, vedo che lì sul tavolo che cosa c'è? Una torta alla crema, è vero? Una bellissima torta. E io sono molto attento a questo tipo di invito. Adesso il nostro Paolo si mangerà una fetta di questa torta, è un peccato di gola che gli costerà molto caro. Perché? Quanto dovrà fare di sport o di altre cose per metabolizzare? Insomma, questa torta contiene 500 calorie, per bruciarle... Ma non tutta, lui se ne mangia solo una fetta, credo. Sì, una fetta di questa torta, quella che appunto abbiamo già tagliato e che adesso lui comincerà a mangiarsi. Per consumarla dovrebbe correre per circa un'ora e mezza. Comunque... Ah, cioè ogni volta che noi mangiamo una torta alla crema dovremo correre un'ora e mezza per smaltirla. Beh, dipende da quanto se ne mangia naturalmente. Ma forse quello che conta è l'andatura. Adesso noi abbiamo calcolato che questa torta lui la potrà smaltire marciando e correndo per circa un'ora e mezza, a una velocità che i nostri dietologi hanno calcolato di 7-8 km all'ora. Un po' di più del passo del bersagliere, insomma. Un po' di più, sì. Comunque lui è allenato, è molto allenato, vero Paolo? Allora se vuole procedere... Questo tipo di sport mi vede particolarmente preparato. Va bene, allora noi lasciamo Paolo Barisone così spiritosamente mangiarsi questa fetta di torta, torneremo dopo per vedere cosa succede. A tra poco, dopo questa breve interruzione. Mangiamo qualcosa. E da quando mangi cose dolci? Da quando c'è Kinder Cereali. Orzo, riso, mais, frumento e tanto latte. Kinder Cereali, e sei in forma. Bravo campione! È stata dura, sai. Anche per la mia maglietta porta fortuna. Questa è un'altra sfida che non possiamo perdere. Ci vuole Dixan, il nostro campione contro le macchie. Dixan è un vero campione, anche contro le macchie più ostinate. Ecco fatto, così abbiamo vinto due volte. Dixan, campione contro le macchie. Levante. Latte Parmalat. Perché? Latte Parmalat? Lo prendeva mia madre. Io ci sono cresciuta e a lui piace tanto.
Il latte è davvero importante e per loro solo il meglio va bene. E se la sesta flotta lo sceglie, Parmalat deve essere molto buono. Per i suoi standard di qualità applicati nel mondo, latte Parmalat, qualità senza confini. Regalati una Seat per Natale. Tua con 500.000 lire di anticipo. 1, 2, 3. Lo porti con te. Nuovo intervallo Proteggi Sleep. Nuovo intervallo, il Proteggi Sleep della Lines. Spaghetti Barilla aggiungono sapore ad una nuova storia d'amore. Un viaggio alla scoperta del regno animale e dei suoi segreti. Richiedi subito all'16780-3000 Professione Natura. Un'equipe di ricercatori ti condurrà dal Nord America alla Patagonia, dai Caraibi alla Sierra Californiana. Telefona gratuitamente da tutta Italia all'16780-3000. Direttamente a casa tua, in anteprima assoluta, a sole lire 116.000, le quattro videocassette in cofanetto di Professione Natura. Con Videorai e Fonil Cetra, la natura è di casa. Bene, allora cominciamo subito con le domande e sentiamo Lorenzo Pinna se c'è qualche interlocutore. Piero, dovrebbe esserci subito una prima domanda al telefono. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, volevo chiedere io, come mai mangiando alimenti come il formaggio per esempio, del vino oppure dei fritti, della cioccolata, da un po' di tempo a questa parte accuso mal di testa? Vuole sapere se è collegato col fegato in qualche modo? Sicuramente è collegato col fegato, ma cosa c'entra la testa col fegato? Va bene, adesso chiediamo subito al professor Verme, che credo che abbia delle idee abbastanza chiare in proposito. Dunque la domanda è in quale modo questi cibi grassi o pesanti sono collegati col mal di testa e col fegato? Non sono affatto collegati, questo è il problema. Ecco. Cioè a dire che queste frasi fatte ma che si sentono continuamente, ho male di fegato, ho male di testa perché ho mal di fegato, ho la nausea, ho la bocca amara perché ho mal di fegato, ho male al fianco destro quindi ho mal di fegato, non posso mangiare i grassi perché ho mal di fegato, sono realmente delle grosse balle che non hanno alcun rilievo o riscontro scientifico di alcun tipo. Ma come mai invece tutti pensano che stiano così le cose? Da dove nasce tutto questo? Beh, questo è difficile a dirsi, probabilmente nella storia della medicina italiana qualche cosa deve essere successo, perché solo in Italia succede questo. Pare che gli anglosassoni non abbiano mal di testa per male di fegato e non abbiano dolore al fianco destro per un male di fegato e non abbiano nulla di queste cose. Tra l'altro lei mi diceva che il fegato non è irrorato cioè non è innervato da terminali dolorifici da nervi e quindi... Solo il periepate è innervato e il periepate è la membrana esterna e quindi occorre un rapido accrescimento del fegato come si può avere solo in una evoluzione tumorale rapida per produrre un dolore al fianco destro di questo tipo. Il dolore al fianco destro non è quasi mai collegato al fegato se non
in alcune affezioni colecistiche in cui si accompagna un dolore epigastrico centrale. Ecco, allora tutti questi disturbi di cui parlava il nostro interlocutore sono dovuti a altre cose. Diciamo che il fegato metabolizza, spezza queste molecole, le mette in circolo e sono poi gli altri organi a risentire eventualmente dall'eccesso di cibo, di zuccheri, di grassi, eccetera. Diciamo che il fegato è un enorme laboratorio biochimico che lavora in silenzio e direi anche che si ammala in silenzio. Quasi sempre questi disturbi sono dovuti all'apparato digerente, a situazioni allergiche digestive o a situazioni di mal digestione, ma veramente in queste cose il fegato non c'entra. Lorenzo Pinna, un'altra domanda? Sì, Piero, ve la riassumo rapidamente. Ci sono state diverse domande sui cosiddetti farmaci epatoprotettori, cioè che servirebbero a disintossicare il fegato nel caso fosse sovraccaricato da qualche, non so, da cibi o... Temo però che sia legata alla prima domanda questa. Comunque sentiamo in proposito il professor Garattini che si è molto occupato di queste cose. I farmaci epatoprotettori sono una buona invenzione della pubblicità. Difatti, ma questa sera stiamo demolendo penso un po' che gli studenti in medicina potrebbero cercare invano sui libri di testi accreditati questa categoria di farmaci, non esiste come farmaci, è di nuovo una invenzione tipicamente della cultura latina, perché di nuovo come non esiste il mal di fegato nei paesi anglosassoni, così non esistono i farmaci epatoprotettori. In realtà già, allora, la parola dice qualcosa che non ha significato, perché con tutta quella ricchezza di attività che abbiamo visto che esiste nel fegato, pensare che ci sia una sostanza chimica che protegge tutto questo è inverosimile, è un po' come quando parliamo dei ricostituenti, cioè parliamo di entità che fanno bene a chi le vende, ma certamente non a chi le prende. Senta, ma cosa bisogna fare per proteggere il fegato allora? Beh, quello che bisogna fare per tutto l'organismo, non esiste un qualcosa di particolare che serva al fegato. Una vita sana, delle buone abitudini di vita servono a tutto l'organismo. E non bere troppo magari, non bere troppo. Beh, certamente l'alcol è uno dei problemi di cui mi auguro potremo discutere, perché è uno dei veleni del fegato. Bene, Lorenzo Pinna, non so se per adesso hai altre domande, ma io volevo un attimo, prima di tornare da te, ricollegarmi con lo stadio, delle Alpi. Ecco, stadio. Ecco. Vediamo un po' il nostro volontario, a che punto è. E ha finito con molto gusto la sua torta, Piero. E adesso, come vedi, è qua pronto sui blocchi di partenza, sul tartan, pronto a scattare. Ora io darò il via. Allora, proprio come le Olimpiadi. Abbiamo fallito il colpo perché sta piovendo. Ancora, beh, darò il via con la voce. Pronti? Fai boom. Via! Ecco. Beh, è proprio un atleta, insomma. Direi che naturalmente è una cosa un po' scherzosa che abbiamo organizzato e ringraziamo. Ah, ecco, qui si vede la fetta di torta che deve essere smaltita, la vedremo diminuire man mano che passano i minuti e i quarti d'ora. Naturalmente è un modo un po' scherzoso per entrare in argomento, anche perché l'alimentazione, già siamo entrati un po' in questo argomento, è molto importante. Già si è fermato, che gli è successo? Problemi di... Ha dei problemi tecnici. Tecnici. Va bene, comunque torneremo da voi più tardi. Non è che pensate di aver già smaltito tutto, no? Allora, un po' noi facciamo così, e mangiamo molto, poi pensiamo che bastino pochi passi per consumare quello che abbiamo mangiato. Intanto volevo sapere una cosa, professor Berme. Spesso si dice che passeggiare dopo il pranzo fa bene, altri dicono che invece bisogna riposare. Secondo lei come stanno le cose? Ma io penso che passeggiando si fa fluire il sangue ai muscoli e stando fermi è più facile che il sangue fluisca allo stomaco e aiuti la digestione. Ecco, quindi è meglio... Comunque c'è un altro problema, che camminando, muovendosi, si attiva la peristalsi intestinale. Ecco, quindi in sostanza bisogna fare le cose un po' con moderazione, come sempre, non al passo bersagliere, come stiamo facendo noi. Ecco. Vogliamo ora sentire se ci sono altre domande da sì, Lorenzo Pinna. Ve la riassumo rapidamente. Una domanda sui trapianti di fegato. Qual è il percentuale di successi di questi trapianti? Quanto vivono i pazienti cui è stato trapiantato il fegato? Può rispondere lei, professor Verme.
Le percentuali di successo europee attuali si affiancano, direi, si sovrappongono a quelle americane dei centri che hanno più esperienza e sono all'incirca di un successo pari all'80% di sopravvivenza a 5 anni. Non possiamo dare delle statistiche oltre i 5 anni perché la ciclosporina, che è il farmaco che ha consentito la sopravvivenza dei trapiantati in questi ultimi tempi, questa lunga sopravvivenza, è un farmaco recente, quindi non abbiamo ancora statistiche a più lungo tempo. Sentiamo ora gli studenti che hanno le loro domande. Chi è il primo? Qua. Allora, prima abbiamo... il professore ha parlato dell'alcol. Io volevo chiedere in che modo l'alcol danneggia il fegato e se è proprio vero che ci sono 20.000 morti all'anno per questo motivo. Professor Garattini. La mortalità da alcol è certamente una mortalità importante. Le stime sono appunto in quell'ordine di grandezza, sono più di 20.000 probabilmente i morti all'anno, in parte per cirrosi epatica e in parte per tumori. Di fatto non è molto conosciuto, mentre diciamo è noto abbastanza il problema del rapporto fra alcol e cirrosi epatica, anche se c'è poi un insieme di reazioni che si manifestano con altre danni che arrivano al fegato, ad esempio l'epatite, esiste un sinergismo fra epatite ed alcol. Dicevo però quello che forse è meno noto è il rapporto con i tumori. Allora, i tumori della faringe, i tumori della laringe, i tumori dell'esofago e in parte anche i tumori del fegato dipendono dall'eccesso di alcol. Poi ci sono anche i morti da incidenti stradali. Beh, certo, e poi ci sono le altre manifestazioni tipiche dell'alcolismo. Va detto che circa il 6% di tutti i tumori è dovuta all'alcol, all'eccesso di alcol. Sempre, parliamo di eccesso perché non sempre, certo, diciamo, bastano, ci sono le piccole quantità di alcol che evidentemente non hanno importanza, ma se si supera fra i 30 e i 40 grammi al giorno, il che vuol dire intorno a un terzo di litro al giorno in media, cominciano i danni. Quindi bisogna stare attenti, bisogna combattere l'eccesso di alcol e bisognerebbe evitare anche che ci fosse troppa pubblicità sull'alcol e sui prodotti alcolici. Senta, mentre lei parlava sta facendo rapidamente un conto, 20-25 mila morti di alcol all'anno sono l'equivalente di un jumbo jet alla settimana pieno, sì, certamente, che cadesse. Certamente rappresenta una porzione importante della mortalità totale che nel nostro paese è di circa 500.000 all'anno, quindi è un fattore importante da ricordare. Un'altra domanda. Sì. Qui? Dunque, Piero Angela ha accennato del contenuto del ferro nel nostro organismo. Vorrei conoscerne la funzione in associazione a quella di altri minerali che siano eventualmente presenti. Chi vuole rispondere? Beh, il ferro nell'organismo primariamente è presente nei globuli rossi, quindi serve nell'emoglobina al problema del trasporto dell'ossigeno. L'ossigeno, come è stato ricordato anche in questo filmato, è assolutamente necessario perché avvengano tutte le reazioni chimiche del nostro organismo. E poi naturalmente il ferro è presente in alcuni enzimi, cioè è presente quelle proteine che fanno da catalizzatore alle reazioni chimiche. In particolare il ferro è anche importante per certi enzimi che metabolizzano i farmaci, quindi non vi è dubbio, ecco, che il ferro ha una sua funzione. Noi tra l'altro avevamo preparato, la nostra scenografia ha preparato un tabellone che adesso vorremmo mostrarvi, che è curioso, perché noi all'interno del corpo abbiamo una specie di piccola miniera, siamo pieni di minerali, di metalli. E abbiamo fatto qui la proporzione, che è una proporzione precisa al millesimo, ma semplicemente perché è un calcolo che si riferisce a una persona, un uomo di 70 kg. Comunque è curioso sapere che nel nostro corpo c'è 1,5 grammi di zinco, ci sono 100 e più grammi di sodio, 4 grammi di ferro, 150 grammi di potassio, e poi c'è del rame, ci sono 96 mg di rame, c'è del fosforo,
684 grammi, qui più di mezzo chilo, ma è associato con le ossa, del resto il calcio è un altro chilo e 200, e del magnesio con 26 grammi. Insomma, abbiamo all'interno una piccola miniera. Questi sono solo alcuni dei metalli, ci sono anche altri, abbiamo anche un po' d'oro, credo, nel corpo. Abbiamo del manganese, per il manganese ha una funzione, esistono metalli che hanno funzioni nell'organismo, altri che invece sono soltanto il prodotto, diciamo, della presenza che non ha significato, perché cioè, in realtà si beve, noi assorbiamo tutto quello che c'è nell'ambiente in cui viviamo, quindi se c'è un metodo sensibile possiamo misurare tutto. Perché poi questi metalli in gran parte rimangono. Sì, hanno difficoltà a essere eliminati come tali, delle tracce rimangono sempre. Un'altra domanda. Sì, io volevo chiedere, secondo il dottor Roy Walford, come abbiamo visto nel filmato, la riduzione della quantità di cibo, in particolare delle calorie, sarebbe in grado di prolungare la vita. Tutto questo però come può influenzare la personalità, le capacità intellettive e la vita sessuale? Cioè mangiare meno, poi sì, che cosa succede? No, il dato è abbastanza sicuro. La maggior parte degli esperimenti fatti in una grande varietà di specie animali, il fare in modo che l'animale non mangi tutto quello che è disponibile, ma mangi di meno, permette di prolungare la vita. Questi dati sono oggi confermati anche nell'uomo da una serie di studi epidemiologici che indicano che il sovrappeso, cioè avere più peso di quello che ci compete, significa abbreviare la vita. Noi abbiamo degli esperimenti che rispondono anche al quesito specifico che è stato posto. Gli animali, per esempio, anziani, i ratti vecchi, che sono diventati vecchi mangiando poco, mantengono una situazione di capacità di apprendimento e di memorizzazione che è migliore dei ratti che hanno mangiato tutto quello che era a disposizione. Quindi questo è un dato indiretto che però vuol dire che il mangiare poco conserva bene. E per la vita sessuale non ci sono dati? Anche qui la vita sessuale tende a essere più lunga negli animali d'esperimento se mangiano una quantità limitata di cibo rispetto invece al mangiare tutto quello che viene offerto. Professor Vermeer, è d'accordo? Sì, certamente. Allora possiamo tranquillizzare il nostro studente. Un'altra domanda. Abbiamo visto nel filmato esperimenti sui conigli, ma volevo sapere, sono proprio necessari questi esperimenti sugli animali o si potrebbero utilizzare altre metodiche? Professor Garattini, questo è il suo campo. Sì, gli esperimenti sugli animali sono una parte della sperimentazione. Oggi è ancora assolutamente necessaria, anche se esistono molti altri modi per affrontare il problema, ma bisogna sempre arrivare a degli esperimenti in vivo sugli animali se non vogliamo che l'animale d'esperimento divenga l'uomo. Credo che Lorenzo Pinna mi faceva segno prima che ha altre domande. In linea, dovrebbe essere in linea adesso. Pronto? Buonasera, mi chiamo Gambaro Laura, chiamo da Salerno. Io avrei due domande da proporre. Due domande, sì. Dunque, considerato che mia nonna aveva i calcoli, mia mamma li ha, io sono già stata operata, quali sono gli eventuali rischi riferiti a mia figlia e l'eventuale azione preventiva per evitarli? Questa è la prima. La seconda invece si riferisce appunto a mia mamma che, avendo un calcolo diagnosticato con l'ecografia di 2 cm di diametro, qual è il tipo di intervento attualmente più indicato? Grazie, grazie e complimenti a tutti per la trasmissione. Grazie signora. Professor Verme, questo è un suo campo. Beh, mi pare che la signora abbia posto una domanda molto pertinente, perché effettivamente la familiarità della calcolosi è un evento ben noto in medicina e quindi purtroppo è probabile una specie di ereditarietà. Sì, che sua figlia possa andare incontro precocemente a calcolosi. Allora chiede come si può prevenire? Non per dar sempre ragione a Garattini, ma bisogna ridurre le calorie, perché effettivamente la calcolosi, oltre a fattori genetici, è legata al tipo di bile che viene secreta. E la bile tanto più è ricca in colesterolo,
e questo succede nelle diete ipercaloriche, tanto più è una bile calcolottica. E quindi la riduzione delle calorie è forse la migliore prevenzione che questa signora possa fare nei confronti di sua figlia. Poi c'era la seconda domanda. La seconda domanda è quella del calcolo di 2 centimetri. Un calcolo di 2 centimetri, bisogna sapere due cose soprattutto. Primo, se è un calcolo di colesterolo, e due, se è la via biliare è pervia, cioè la via di deflusso della bile verso l'intestino è libera. Perché in questi casi, se il calcolo è di colesterolo, è un calcolo unico, e la via biliare è libera, è possibile usare il litotritore, che è una macchina che spacca il calcolo. E poi con appositi farmaci è possibile sciogliere questi frammenti e farli buttare nell'intestino. Professore, lei mi diceva prima, venendo in studio, che moltissime persone sono affette da calcoli, la cistifellea, ma che solo pochi devono essere operati chirurgicamente. Quando la via è libera si possono lasciare, così? Le dico subito che l'opinione è strettamente individuale, nel senso che quello che io le dico è quanto riferiscono i gastroenterologi del mondo, ma i chirurghi non sono della stessa opinione. Allora, i portatori di calcoli in Italia sono circa il 14% della popolazione, quindi la maggior parte di questi non sa di avere calcoli. Uno su sette. Poiché l'ecografia è un metodo che si va sempre più diffondendo, un metodo diagnostico sempre più diffuso, molti scoprono occasionalmente la presenza di calcoli colecistici, non hanno mai avuto una colica e noi diciamo loro di tenerseli questi calcoli. Ma quando questi frequentano per lo più i nostri colleghi chirurghi, viene detto loro di togliere. Stasera ci sono molte frecciate, mi sembra. Bene, senta. Io non so chi abbia ragione. Ecco. Senta, professore, noi aspettavamo una domanda sui calcoli, naturalmente, e siccome molti si sono chiesti ma come e in quali casi si può praticare quell'intervento che permette, come lei ci diceva prima, di triturare il calcolo senza intervenire chirurgicamente. Allora abbiamo realizzato uno studio proprio all'ospedale delle Molinette a Torino, l'ha realizzato Lorenzo Pinna, e vediamo adesso questo filmato che preghiamo la regia di mandare in onda. Vedremo come avviene questa operazione. Qui vediamo il paziente che è disteso sul lettino con la pancia in giù. La prima cosa da fare è localizzare il calcolo attraverso una ecografia. In questo caso il calcolo misura 13 mm, lo vediamo qui, lo vediamo meglio nel cerchietto. La sua posizione viene memorizzata dal computer. Ecco, adesso il trattamento è cominciato, le onde d'urto si propagano dal generatore che si trova sotto il lettino che è immerso nell'acqua e viene a toccare la pancia del paziente. Pur essendo molto potenti queste onde, che arrivano fino a 1000 atmosfere, sono a fuoco solo sul calcolo, che vediamo qui, quindi non danneggiano altri tessuti. Qui vediamo proprio il calcolo saltare, sobbalza ad ogni colpo. Ogni seduta dura una ventina di minuti e prevede 2 o 3 mila onde. Qui siamo alla fine del trattamento, il calcolo ormai si è sfaldato, lo vediamo qui ancora nel cerchietto, praticamente sono piccoli frammenti. Ecco, la domanda è: chi può usufruire di questo trattamento? Il calcolo deve essere un calcolo di diametro non superiore a 3 cm o comunque i calcoli non devono essere più di 3, con una massa non superiore ai 4-5 cm. Il concetto è che l'onda d'urto frammenta i calcoli, appunto, non calcifici con praticamente una potenza di emissione dell'onda d'urto. È una metodica quindi non invasiva, scarsamente dolorosa, che può dare dei buoni risultati soprattutto quando c'è una selezione molto accurata precedentemente. Ecco, in quanti pazienti appunto può funzionare questo tipo di terapia? Secondo l'esperienza comune, diciamo europea e americana, la possibilità è su un 15-20% dei pazienti. Ecco, professor Verme, lei mi citava il fatto che ora ci sono anche altre tecniche per l'intervento sui calcoli della cistifellea. Bene, le altre tecniche sono comunque tecniche chirurgiche, c'è una chirurgia laparoscopica che proprio di questi ultimi mesi, diciamo di questo ultimo anno, che consente l'estrazione. Senta, lei ha un piccolo grafico sul suo schermo, potrebbe indicarci
come avviene la cosa? Ah, ma mi vuol mettere anche alla prova con le mie note doti grafiche? No, così riusciamo a capire meglio in cosa consiste questo intervento. Allora, immaginiamo che questo sia l'arco costale e che questo sia il bordo epatico e che questa sia una colecisti che contiene dei calcoli. Sì. Allora io non sono un chirurgo e non ho mai eseguito questa tecnica, ma comunque la tecnica chirurgica consiste nel fare delle brecce di dimensione di 1-2 centimetri in addome e attraverso queste brecce si possono infilare degli strumenti con i quali si può osservare direttamente il fegato e con altri strumenti di questo tipo manovrare delle pinze e sotto traccia, per così dire. Sì, sotto traccia visiva diretta, in modo tale da portare via la colecisti ripiena di calcoli. Questa colecisti poi viene tratta da questi strumenti fino alla breccia, alla piccola breccia laparoscopica addominale, e attraverso questa viene estratta la colecisti. Se la colecisti o i calcoli sono più grossi della breccia, si rompono a quel livello con dei litotritori diretti. In genere sono dei litotritori a laser che agiscono direttamente sulla colecisti ripiena di calcoli. È una tecnica chirurgica molto nuova e però le indicazioni sono numerose, direi, molto di più di quelle ottenibili col semplice litotritore, ed è probabile che nei prossimi anni questa si sviluppi e possa anche ridurre il litotritore a poche indicazioni. Sentiamo da Lorenzo Pina se ci sono altre domande. Sì, Piero, ci sarebbe una domanda sulla... c'è ancora una domanda che riguarda il fegato e i possibili effetti sulla pelle di un'intossicazione al fegato. Di nuovo domande che riguardano per esempio la forfora, le dermatiti, le sebosi, tutto questo tipo di malattie. Però io ho sentito squillare il telefono, non so se c'è una telefonata in arrivo. No. Allora, professor Verme, queste eruzioni cutanee sono in qualche modo collegate al fegato? Non ci dica anche qui di no. O sì, è così. No, dunque, veramente io non conosco alcuna dermatite che scusi sia... Scusi un attimo. Pronto? Pronto? Sì, rimanga in linea un attimo, signora. Va Finiamo la domanda al professor Verme e poi formulerà la sua. Grazie. Allora, io le posso dire che ci sono dei segni cutanei di danno epatico, che sono gli spider nevi, cioè i nei a ragno, che sono l'eritema palmare, che sono la pigmentazione degli arti inferiori, eccetera. Questi segni non vengono mai presi da nessuno come segni di danno epatico, almeno diciamo da nessuno della popolazione, mentre quella maggior parte della gente effettivamente che dermatiti, eczemi, pruriti, siano strettamente correlati, orticarie, siano correlati a intossicazione del fegato, ma che sia questa intossicazione nessuno lo sa. Esiste un prurito di tipo epatico certamente ed è il prurito da ritenzione di sali biliari, e questo è forse un altro segno di danno epatico importante. Comunque solitamente attribuiamo al fegato cose che invece riguardano altri organi, altri sistemi. No, vorrei proprio ribadire il concetto che il fegato è un organo che lavora moltissimo, lavora tutto il metabolismo intermedio dell'organismo, ma lavora in silenzio e dà pochi segni di sé, per cui effettivamente anche le malattie del fegato decorrono silenti per molti anni. Signora, dica pure. Dunque, mi chiamo Teresa, ho 26 anni. La mia domanda è questa: il mio fidanzato è portatore di epatite B, è portatore sano. Il mio medico mi ha consigliato un vaccino consistente in 3 punture da fare a distanza l'una dell'altra di un mese. Adesso io vorrei chiedere se inizialmente la terapia è giusta, non so se posso fare il nome del vaccino qui, in questo momento. Non ha importanza. Comunque vorrei sapere se appunto la terapia è giusta, se eventualmente bisogna fare un richiamo dopo che sono state fatte queste 3 punture iniziali e se eventualmente ci sono cibi che possono essere dannosi appunto per lui che è portatore sano.
Grazie signora. Grazie. Professor. La risposta è che è bene vaccinare tutti i familiari e i partner comunque di soggetti HBsAg positivi, cioè a dire portatori del virus B dell'epatite. Questo perché questo virus si trasmette per via del sangue attraverso i contatti sessuali, ma si trasmette anche attraverso i contatti interumani, diciamo, quindi se si vive strettamente insieme è possibile l'infezione. I vaccini sono tutti buoni ed efficaci, quelli che si trovano in commercio, e i cibi non hanno alcuna importanza su questo tipo di affezione. Senta, prima paragonavamo un po' l'epatite B come modalità di contagio all'AIDS. In quale modo è simile all'AIDS? Beh, sono uguali le modalità di contagio, il sangue e i rapporti sessuali. Lo sperma anche? Sì, certo, i rapporti sessuali di qualunque tipo, sì, qualunque omo tipo. O eterosessuali, sono ancora più pericolosi quelli omosessuali rispetto agli eterosessuali. E il contagio è maggiore, la possibilità di contagio? La possibilità di contagio è maggiore per il virus B rispetto al virus dell'AIDS. Il virus dell'AIDS in fondo è un virus abbastanza labile, per esempio vive poco sui terreni. Per esempio una siringa che sia infetta da AIDS, quanto può essere contagiosa, per quanto tempo? Beh, è difficile dire questo, perché dipende da molte condizioni. Scusi, abbiamo un problema col microfono, non so se il suo microfono, vogliamo dare al professore, ecco, c'era quello che si chiama microfono? Un gelato. Sì. Ecco, può continuare con quello. Dipende da molte condizioni ambientali, cioè dalla temperatura, dall'umidità, dalle tracce di sangue che sono presenti nella siringa, eccetera. Quindi dare dei numeri non mi pare che sia il caso. Sì. Però certamente il virus dell'AIDS è labile, mentre il virus B è estremamente stabile. Quindi, tanto diciamo che anche metodi di disinfezione molto importanti, come la semplice ebollizione della siringa, non è sufficiente per sterilizzare una siringa dal virus B dell'epatite. Quindi il rischio, nel caso ci si punga con una siringa trovata in terra, è molto più alto di contrarre un'epatite B che l'AIDS. Certamente, se la siringa è di un tossicodipendente. E tra i tossicodipendenti l'epatite B è molto diffusa. L'epatite B è molto diffusa, perché il tossicodipendente è usualmente a conoscenza del rischio, ma direi che non lo considera. Senta, qui bisognerebbe fare una distinzione, come del resto anche nell'AIDS, dove ci sono dei sieropositivi, che sono moltissimi, e poi i malati, che sono relativamente pochi. Nell'epatite B ci sono molti portatori sani, per così dire, di questa malattia, e poi c'è una percentuale intorno, credo, al 10% che invece sono affetti dalla malattia vera e propria. È così. Ecco, e questa malattia ha un'evoluzione lunga, media? Esistono malattie di diverso tipo, perché queste malattie sono tutte epatiti croniche. Esistono epatiti croniche persistenti, epatiti croniche aggressive, epatiti croniche lobulari, che hanno evoluzioni di tipo diverso. Comunque in genere hanno una in comune l'evoluzione finale nella cirrosi. Ecco, l'epatite, per chi la porta, rimane allo stadio latente, per così dire, quindi non dà particolari non segnali. Non dà alcun segno clinico di sé. E può durare per moltissimo tempo questa latenza. Decenni. Quindi praticamente molte persone probabilmente ce l'hanno e non lo sanno. Certo. La maggior parte di quelli che hanno un'epatite non lo sanno. Lei mi diceva che in Italia si calcola che siano 2 milioni le persone che sono portatrici sane di epatite. Certo, il 10% di 2 milioni e 200 mila persone. E 200 mila sono malate, no? 200 mila sono malate. Malate realmente, cioè si è manifestata la malattia. Quindi forse dovremmo essere un po' più informati su tutte queste cose, anche per evitare contagi verso gli altri, prendendo delle precauzioni. Sì. Direi di sì, cioè sarebbe bene almeno fare uno screening della popolazione nei confronti del virus B dell'epatite come HBsAg, cioè come ricerca del marcatore del virale in circolo, e fare anche semplicemente una volta ogni qualche anno
un esame di laboratorio molto semplice, che è la ricerca delle transaminasi. Sentiamo un'altra domanda dagli studenti. Sì, ritiene che le sostanze introdotte negli alimenti, nei processi di conservazione, confezione, possono costituire un problema di interesse epatico? Professor Garattini. Beh, il problema di interesse non è soltanto di interesse epatico, è in generale. Dobbiamo dire che bisogna un po' sfatare molti dei luoghi comuni. Questa sera sembra che un po' li stiamo aggredendo, ma anche questo è un luogo comune. In realtà la qualità dei cibi è molto migliorata in questi ultimi anni, perché appunto molte delle sostanze che si utilizzano permettono di evitare molti dei processi di decomposizione del cibo. Fra l'altro bisogna dire che il cancro dello stomaco è in diminuzione. Anche l'idea che i pesticidi che fa l'uomo siano importanti va ridimensionata, perché non bisogna credere al fatto che tutto quello che è naturale è buono e tutto quello che fa l'uomo invece è cattivo. In realtà noi, quando parliamo di pesticidi, dobbiamo dire che i pesticidi fatti dall'uomo che ingeriamo con gli alimenti rappresentano meno dello 0,1% dei pesticidi presenti negli alimenti, cioè di quei pesticidi che fa la natura per difendere i vegetali dall'aggressione degli insetti. Quindi dobbiamo valutare bene queste cose, dobbiamo evitare che un eccesso di attenzione per le cose che fa l'uomo ci porti a dimenticare le cose che fa la natura e quindi ci porti a non studiarle adeguatamente. Dobbiamo studiare e le une e le altre con la stessa intensità, perché in realtà poi tutto va a finire nel nostro organismo ed è bene che sappiamo il più possibile quello che ingeriamo. Ma per esempio queste erbe che si prendono a volte... Sono un altro pericolo. Proprio in questi giorni è comparsa una ricerca condotta in Inghilterra in cui si è osservato che i soggetti che abitualmente prendono erbe comperate nelle erboristerie, dove non c'è nessun controllo, dove non si sa bene che cosa si fa, questi soggetti hanno delle anomalie nel loro sangue, perché contengono degli enzimi che sono indicatori di danno epatico, un eccesso di questi enzimi indicatori di danno epatico. Bene, se a questi soggetti si fa smettere la pratica di ingerire queste erbe, con il tempo il loro fegato, diciamo, la loro funzionalità ritorna alla norma. Di nuovo, sono delle informazioni che sono preziose e che tutti dobbiamo cercare di conoscere il più possibile, perché non dobbiamo utilizzare normalmente delle sostanze, e le erbe sono piene di sostanze chimiche di cui conosciamo molto poco e di cui quindi non conosciamo assolutamente gli eventuali rischi. L'idea, fra l'altro, che l'uomo abbia scelto fra i vegetali quelli che vanno bene per lui e li abbia selezionati nei millenni è vera per quanto riguarda gli effetti immediati, cioè si sa se qualcosa fa male nell'immediato, ma non è vera per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, perché gli effetti a lungo termine vanno studiate con metodologie adeguate. E una volta si viveva molto poco, fino a 30, 35 anni, 40 anni. 100 anni fa in Italia la vita media era 43 anni. Quindi oggi la vita media è molto aumentata e quindi si conoscono quegli effetti. Certamente. In particolare, per esempio, tutto quello riguarda molte altre malattie cardiovascolari, gli stessi tumori, che sono poi una malattia tipica dell'invecchiamento, che un tempo esistevano meno proprio a causa di questa curva diversa. Certamente. Tanto mi hanno fatto segno che abbiamo in linea nuovamente lo Stato delle Alpi per vedere un po' il nostro Paolo Barisone a che punto è della sua torta. Eccolo qua. Ma corre proprio come uno sportivo. Maurizio Menicucci, allora sì, come Piero, vanno le cose? Qui io sono a bordo campo e Paolo Barisone continua a macinare, a divorare chilometri come divora i dolci. Mi pare anzi che non dimostri alcun segno di stanchezza, vero Paolo? Corro. Ah, riesci? Corre. Siete anche collegati. Senti, quanto sta consumando adesso come ritmo di metabolismo? Secondo le tabelle medico-sportive sta consumando circa 350 calorie all'ora, a questo passo. Quindi, se però fosse fermo immobile,
Tanto per avere un'idea, quanto consumerebbe? E consumerebbe lo stesso, perché consumerebbe circa 90 calorie all'ora, cioè 2160 al giorno. Cioè non lo stesso, consumerebbe molto di meno. Beh, consumerebbe sì, ma consumerebbe comunque qualcosa, perché certo, la macchina umana è anche al minimo, insomma, è come una vera automobile, consuma un po' di carburante. Ecco, diciamo che appunto per riprendere il tuo esempio, noi consumiamo comunque anche col motore acceso, stando fermi, e anzi qui abbiamo preparato in studio una curiosa tabella, che ora la regia ci manda in onda, che mostra un po' il tipo di consumi che abbiamo. Ecco, se siamo fermi distesi, grosso modo una persona di peso normale consuma 65 calorie l'ora, se è seduta 80, pulizie con elettrodomestici 130 calorie all'ora, senza elettrodomestici 250, un manovale consuma 350 calorie l'ora, un calciatore all'interno circa 450, uno spaccalegna 1100. Ecco, il problema è che noi mangiamo come degli spaccalegna e poi stiamo seduti tutto il giorno. E dove vanno poi a finire tutte queste cose? Beh, vorrei che la regia adesso mi mandasse una fotografia molto bella, una di queste fotografie tratte dal repertorio del professor Motta e realizzata col microscopio elettronico a scansione, che mostra proprio quello che avviene nel nostro organismo quando, eccola qua, è una cellula di grasso questa. Ed è una immagine bellissima ma anche agghiacciante. Ecco dove vanno a finire le torte che mangiamo, dove vanno a finire gli zuccheri. Ma tu che cosa ci fai lì? Magari che hai sbagliato film. Non dovevi esserci. Sì, quello che vedi qui e che sembra un macigno imbrigliato in un intreccio di cordame è una cellula di grasso. Questi filamenti di connettivo hanno la funzione di tenere insieme le cellule, un po' come potrebbe fare la rete di un pescatore. Qui sotto all'interno c'è una riserva strategica, è un deposito sotto forma di grasso delle proteine e degli zuccheri in eccedenza. In caso di necessità queste cellule sono in grado di compiere rapidamente l'operazione inversa, cioè di ritrasformare il grasso in sostanze energetiche, rimettendole nel circolo sanguigno per nutrire l'organismo. Quindi il grasso ha una funzione molto utile. Certo, utilissima. I guai cominciano quando questo accumulo è eccessivo. Se infatti il grasso si accumula nei vasi, può diminuire la loro funzionalità. Per esempio, le goccioline di grasso possono danneggiare e quindi ispessire le pareti dei vasi, diminuendo così l'afflusso di sangue. Il cuore viene quindi costretto a pompare con una pressione maggiore, aumentando appunto la pressione arteriosa. Ma lì cosa succede quando ingrassiamo, quando dimagriamo? Ora vi faccio vedere, andiamo qui accanto. Ecco, guardate cosa tocca fare per spiegare in modo chiaro e anche un po' divertente, ma almeno voi le apprezzate queste cose. Sì, allora, meno male. Vediamo un po' a che punto è il nostro scalatore. Ecco, qui vedi un altro gruppo di cellule di grasso riunite insieme. Sono proprio un po' come dei sacchetti che si gonfiano e si sgonfiano. Quando dimagriamo diventano più piccole, quando ingrassiamo non soltanto diventano più grandi, ma aumentano di numero. È così che mettiamo su pancia. Esatto. Del resto c'è, per così dire, una geografia ben precisa. Nelle donne il grasso si accumula prevalentemente sui fianchi, nelle natiche e sulle spalle. Nell'uomo invece nell'addome. Nei bambini per lo più sulle guance, nelle caviglie e nei polsi. Insomma funzionano un po' anche da imballaggio, per così dire. Sì, in condizioni normali sono proprio come un imballaggio che dà forma al corpo e in certi casi serve anche a tuttire i colpi. Il problema nasce quando c'è troppo grasso, perché bisogna oltretutto portarsi dietro un peso inutile, è come andare in giro con una valigia o due, e questo affatica il cuore, non solo, ma tutte queste cellule debbono essere continuamente irrorate di sangue, quindi il cuore deve pompare ancora di più per tenerle in vita. In concreto si è visto che un eccesso di grasso aumenta le probabilità di essere colpiti da infarto. Ecco, professore, proprio ascoltando quello che diceva il mio inviato, molte persone oggi hanno il problema di perdere peso, però anche con le diete spesso non riescono a dimagrire. Allora,
qual è il meccanismo che c'è dietro? Il fegato c'entra per qualcosa o c'entra il metabolismo? Ma per la verità il fegato c'entra in quanto se è sano metabolizza bene le calorie che vengono fornite con gli alimenti. E quindi direi che la cosa fondamentale è mangiare poche calorie, perché il riuscire a fare metabolizzare i grassi con il moto o con la soppressione di calorie successiva è molto più difficile che non quello di cercare di non ingrassare. E infatti è difficile metabolizzare i grassi depositati, è molto più facile metabolizzare muscoli. Quindi quando si dimagrisce si comincia a dimagrire nei muscoli e poi si dimagrisce nei grassi depositati. Quindi bisogna avere molta perseveranza, se capisco bene, mangiare poco e continuare a mangiare poco se si vuole dimagrire. Se si vuole dimagrire sì, infatti è noto il fatto che... Perché la gente si scoraggia presto, un po' questo che le vuol dire. Sì, dicevo che dai campi di concentramento dell'ultima guerra mondiale non è uscito nessuno grasso, è uscito qualcuno morto, ma grasso non è uscito nessuno. Cioè a dire, in realtà... dimagrire vuol dire solo non mangiare, tutto il resto è sussidiario. Ma non ci possono anche essere danni dal fatto di fare diete troppo drastiche? Certo che ci possono essere danni, quindi si deve cercare di dimagrire, ma non di dimagrire velocemente, di dimagrire con una certa quota giornaliera o mensile, ma sa, per dimagrire basta in fondo mangiare 100 calorie meno di quelle che si consumano. Quali che esse siano? Certo. Evidentemente i grassi e zuccheri sono quelli più in prima linea, per così dire. Perché i grassi hanno 9 calorie a grammo e gli zuccheri ne hanno 4,5 circa, come le proteine, ma gli zuccheri si trasformano facilmente in grasso, a livello appunto epatico. Sentiamo se Lorenzo Pinna ha altre domande. Sì, Piero, ci dovrebbe essere subito una domanda in linea. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica pure. Prima di tutto vorrei ringraziare la RAI e lei stesso, Piero Angela, che ho la possibilità di... Grazie, grazie. La ringrazio. Faccia pure la domanda, la ringraziamo. Volevo chiedere, parlare col professor Verme. Dunque io sono stato colpito da epatite B nel 75, ma già un anno prima... sentivo i sintomi appunto della malattia, però io non mi rendevo conto perché non si era manifestata. Un medico di montagna, che io abitavo allora nella provincia di Belluno, mi fa, dice, ma lei è sempre stato così? Dice, un po' rovano, colorito olivastro, eccetera. Dico, guardi, io sono sempre stato così. Dice, facciamo rifare gli esami. Io allora esercitavo, facevo l'albergatore, si può immaginare, no? La mia pressione, perché ho la famiglia, i bambini, eccetera, no? Dice, guardi, li facciamo fare gli esami, mi hanno scoprato, ecco, che ero positivo. Mi scusi se la interrompo, ma siccome la sentiamo anche un po' male qui in studio, vuole arrivare direttamente alla domanda? Va bene, volevo chiedere questo al professor Verme. Dopo 15 anni, io sono stato curato a Padova dal professor Fiaschi, reparto clinica medica prima. Dopo 15 anni, vero? Con epatite, che poi si è riguardata in cirrosi, vero? Io tuttora non esiste nessuna medicina in cui possa affrontare certi problemi che ho, come incubi di notte, cose varie, mala digestione, sonnolenze e tutte queste cose. Certo. E poi un'altra cosa, colgo l'occasione per chiedere che questo non fa parte della medicina, ma bensì del fatto sociale, come mai non viene riconosciuto come tale malattia, insomma, perché io sono dichiarato invalido, però non percepisco niente, questo solo. Grazie, vedo il professor Verme che sta per rispondere alla sua domanda. Lui, questo signore mi pare abbia chiesto tre cose. La prima cosa, se dopo 10 anni di evoluzione di un'epatite cronica con cirrosi, questo signore è ancora trattabile. La risposta è sì, è trattabile, esistono farmaci in grado di ridurre sia la moltiplicazione virale
che aumentare le difese contro questo virus. La seconda domanda riguardava il tipo di trattamento che si può fare con queste condizioni. No, il tipo di trattamento, questo fa parte della cura medica. Quindi diciamo, lei non può fare diagnosi per telefono ovviamente, no, e dare consigli. Dipende dal tipo di epatite che ha in atto, certo, ma comunque mi sembra sono trattabili. Sì, la terza domanda invece è quella sulla invalidità che non viene riconosciuta. La terza è un problema di invalidità che io onestamente non conosco, quindi al quale non saprei minimamente rispondere. Cioè, ma lui dice che l'epatite non è riconosciuta come una malattia sociale, quindi in qualche modo non... Beh, ma insomma un'epatite acuta no, ma un'epatite cronica con cirrosi immagino che sia riconosciuta come una cirrosi. Io però non so la cirrosi a che tipo di invalidità venga ascritta. Vabbè, Lorenzo Pinna, ci sono altre domande? Sì, una domanda completamente diversa. Quando il medico palpa il fegato e lo trova ingrossato, cosa vuol dire? Medici, cosa cercate quando palpate il fegato? Bene, quando palpiamo il fegato cerchiamo un bordo epatico per sentire se è affilato o se è molle, per sentire se è più grosso, se il viscere è più grosso della norma. Questo per sé poi non vuol dire niente, esistono anche delle situazioni morfologiche individuali che predispongono ad un fegato più grosso della norma. Certamente se il fegato è più duro della norma qualche cosa vuol dire, non vuol dire sempre che questo sia una cirrosi, può voler dire anche semplicemente che è un fegato grasso. Qui ho una telefonata, non so se c'è qualcuno in linea, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, mi chiamo Tiziana e volevo fare una domanda. Se si asparta totalmente il fegato lasciandocene soltanto un pezzettino, questo si può rigenerare o no? Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Non ho capito la domanda. Se la rigenerazione del fegato. Il fegato si può rigenerare? Sì, il fegato è un organo, anzi direi che è l'organo che rigenera di più. Rigenera non solo per asportazione chirurgica, ma rigenera anche per necrosi, cioè per morte di singole parti del tessuto. E diciamo pure che anche la cirrosi è una rigenerazione continua, anche se atipica. Sentiamo ora alcune domande ancora dagli studenti, poi andremo in chiusura. Allora, io volevo chiedere, spesso si sente dire non roderti il fegato, ma ha un'attinenza effettivamente con il fatto che delle emozioni o delle arrabbiature possono creare dei problemi a livello epatico? La risposta è no. Molto rapida. Un'altra domanda? Volevo chiedere cosa c'è di vero nel mitridatismo. È vero che ci si può assuefare in parte a veleni se presi in piccole dosi? Cioè, questo il mitridatismo, per chi non lo sapesse, ma lo sanno tutti, questo era un re antico che, temendo di essere avvelenato, prendeva alcune dosi minime di veleno in modo per assuefarsi e pensava in questo modo di difendersi dai suoi nemici. Professor Garattini. Sì, esiste la possibilità di assuefarsi ad uno stimolo che è tossico. In generale questo avviene nei casi in cui il fegato, in questo caso è proprio in gioco il fegato, riesce ad aumentare la sua capacità di metabolizzare quella sostanza tossica, cioè di trasformarla in altre specie chimiche. Naturalmente bisogna che queste altre specie chimiche siano meno tossiche di quelle che sono state somministrate. Quindi ciò che si deve tenere presente è che se la sostanza prodotta dal metabolismo dell'organismo è meno tossica, ci si può abituare. Però in molti casi avviene il fatto che la sostanza prodotta dal metabolismo è molto più tossica. Quindi il concetto di mitridatismo, di assuefazione, vale nei confronti di una sola sostanza. Non è detto che valga per altre sostanze. Anzi, ci può essere il caso in cui il meccanismo che protegge dalla tossicità di una sostanza è invece negativo rispetto alla tossicità di un'altra. Quindi cerchiamo di non ingerire veleni perché è difficile essere protetti contro tutti i veleni.
Ancora una domanda qui. Dottor Garattini, la cottura del cibo alla brace è uno dei mezzi più antichi ed usati, ma perché fa male? Nella cottura del cibo alla brace, in particolare gli alimenti a base di carne, con la brace bruciano, quindi vanno nei strati superficiali vanno incontro a combustione. Quindi si formano parecchie sostanze nuove che non sono presenti nella carne. Alcune di queste sostanze sono il prodotto del riarrangiamento delle proteine. Altre sostanze sono invece proprio il prodotto della combustione, per esempio il benzopirene o altri idrocarburi policiclici. Queste sostanze sono le sostanze notoriamente cancerogene. Quindi per questa ragione si ritiene che non sia utile e che non sia appropriato di fare grande consumo di cibi cotti alla brace. Anche qui non è che vogliamo proibire la fiorentina, diciamo soltanto che il tutto va fatto con la giusta moderazione e con il buon senso. Come le fette di torta. Esatto. Adesso andiamo un attimo allo stadio. Forse c'era anche un'altra domanda insita in questa domanda, cioè siccome da millenni si mangiano queste cose, credo che anche qui valga il discorso che si faceva prima. Vale la regola che noi sappiamo quello che ci fa male a breve termine, ma per studiare quello che ci fa male a lungo termine siamo in difficoltà. Bisogna fare veramente della ricerca ed è una ricerca estremamente complicata. Torniamo un'ultima volta allo Stadio delle Alpi a Torino e chiediamo a Maurizio Medicucci a che punto è il nostro collega Barison, se è schiantato o se continua a metabolizzare cioccolato e panna. Mi sentite? Sì, Piero, continua. In piena forma. Continua a metabolizzare, anzi direi che adesso va ancora più veloce di prima, siamo già a circa un'ora, quindi è arrivato a due terzi della sua fatica e a due terzi della fetta di torta. Bene, allora noi penso che ci lasciamo qua, voi continuate pure ad andare avanti, lui può continuare a girare finché ha finito, poi chissà, magari alla fine vi verrà un po' d'appetito. Sì, infatti, e avete ancora della torta lì, no? Certo, lui mi ha confessato che non corre per la gloria, ma per la torta. Va bene. Credo che possiamo finire qui, stasera siamo andati molto più avanti del previsto, ma credo che è stata veramente una serata molto interessante perché abbiamo imparato moltissime cose, molte cose anche sono state...